Il cuore, quanto a lui, può ingrassare, necrosarsi, può subire un infarto, una trombosi e non so cos'altro, ma tiene maestosamente. Siamo in Albania, qui non si scherza. Di polvere e fango è fatto questo paese. Il sole brucia a tal punto che le foglie della vigna si arrugginiscono e la ragione comincia a liquefarsi. Da ciò nasce una specie di effetto secondario e temo irrimediabile. La megalomania, delirio che questa flora germoglia come un'erba pazza. Da ciò anche l'assenza di paura, a meno che questa non sia dovuta alla forma del cranio, storto e piatto, dimora legale dell'insofferenza, se non dell'incoscienza. La paura è una parola senza significato. Lo vedi subito nei loro occhi che sono creature immortali. La morte è un processo estraneo. D'estate le alghe alzano testa verso le 5 del mattino. Alle 7 si prende il primo caffè, quello dei vecchi, i giovani dormono fino a mezzogiorno. Il buon Dio ha deciso che in questo paese il tempo deve scorrere il più velocemente possibile. Come un sorso di buon caffè sorbito sul tuo razzo del bar accanto a casa, mentre ti concedi il tempo di scegliere un bel paio di gambe di una ragazza che non ti degnerà neanche di uno sguardo. Il caffè bollente scende pian piano nell'esofago, scaldandovi la lingua, il cuore e le viscere. La vita non è poi così malvagia. Gusti liquido nero e amaro sotto lo sguardo infocato della padrona del bar che ha appena litigato con il marito. Sono le 11:30. Grazie a Dio hai tutta la giornata davanti a te. Di più, tempo a non finire. Il crepuscolo è ancora lontano. Dopo un po' entra il zinno, grattandosi le mani, scricolando, si mette a raccontare per l'ennesima volta la storia del suo cuore e del suo fegato, spappolato, come una leggenda che non gli appartiene, importante ma lontana. Tutto diventa iperbolico e contorto. Poi aggiunge il sottovoce con aria di disperazione. Hai saputo? Il nostro vicino di casa, il papà di Susi, è morto sotto la doccia ieri sera, è rientrato da lavoro, ha mangiato, si è messo sotto la doccia ed è morto. Ma come? Era così giovane, poverino. Cosa vuoi, cara mia, la vita è imprevedibile. Ecco come muoiono gli altri. Così scorre la vita nel paese, dove tutto, tranne quello che succede agli altri, è eterno. Ma ci sono delle cose che appartengono alle case di questa gente più della morte. Una di queste cose, senza esagerare, è quasi il centro della loro vita, la questione della puttaneria. Quanto li appassiona, quanto infiamma il loro cuore, che si accende per niente, a quale febbre e delirio li conduce, è la questione vitale che resta i vecchi giovani, i corpi e i corpi. Ci sono regole che nello spirito di un popolo nascono così, in modo naturale, come le foglie su una pianta. Queste regole da noi si fondono su una crisi unica. Una ragazza bella di voglia e una brutta poverina, non lo è. In questo paese una ragazza deve fare molta attenzione al suo fiore immacolato, perché un uomo si lava con un pezzo di sapone e torna come nuovo, mentre una ragazza non la lava neanche il mare, l'intero mare. Quando il marito era via per affari, in prigione si diceva alla donna che non avrebbe fatto male a ricucirsi un po' là sotto, in modo da convincerlo che aveva aspettato lui e soltanto lui e che la sua dolorosa assenza le aveva ristretto gli spazi tra le cosce. In questo paese il marito ha un istinto molto sviluppato della proprietà privata.
Talvolta il passaggio di qualche bella ragazza, dai terrazzi in cui si consuma lenta la giornata, si levano sospiri dubbiosi più potenti del caffè, ma guarda un po' chi sta passando. Stai scherzando, spero. Non mi dire che non sai quante volte si è fatto cuocere e scuocere quella là. Poi con i cuori d'oro continuano. Ah, imbri, le tue cosce così bianche, così soavi, che ti hai scucito ieri sera? Vieni, Teresa, vieni che io qui ti darò i soldi per farti cuocere un'altra volta.